Daniele Moscarini, ci parli un po' di questo progetto che sembra molto interessante e che tra l'altro sta nascendo proprio qui. Ha visto primi. Sì, sicuramente sta nascendo qui, ma più che interessante è un progetto del futuro. Ormai tutti sanno che l'auto elettrica è un veicolo che probabilmente avrà il suo massimo sviluppo nel futuro anche abbastanza prossimo. D'altra parte il nostro istituto, che ormai sono 62 anni che vive nel mondo della sperimentazione e della ricerca nel settore dell'automotive, è ben felice di poter lavorare su questi progetti, soprattutto perché siamo insieme all'università, al POMOS, e quindi siamo insieme ai giovani. E la nostra speranza è che i nostri giovani possano veramente dedicare tutte le loro energie nello sviluppare progetti anche simili. Non è detto che debba lavorare solo sull'elettrico, si può lavorare anche su altri progetti che nel settore dell'automotive, stanno piano piano andando avanti. Lei è una persona molto molto attiva, sempre sul pezzo, come si dice in gergo. Che sensazioni prova a sviluppare un prodotto del genere, che è Ma innovativo comunque? è sicuramente innovativo, è una grandissima soddisfazione per quanto mi riguarda, perché è chiaro che io vivo un po' nel passato, ma se posso apprendere qualcosa del presente e soprattutto del futuro, dove probabilmente non sarò presente, ma in ogni caso mi fa piacere perché dopo tanto tempo vedere che le cose si muovono, siamo passati, in fondo la mia generazione è passata dai motori benzina, diesel, turbo, metano, ibridi, insomma, fino ad arrivare un futuro forse alle vetture a guida autonoma, non lo so. Le alte prestazioni anche nell'elettrica, questo è un segno importante per il motorsport, no? Ah, certamente sì, e vediamo che anche abbiamo a Roma, avremo fra poco il Gran Premio di Formula 1 elettrica, e quindi io, forse non è molto piacevole per lo spettatore perché non c'ha La nessuno, percezione non del si sente la rumore. percezione, perché come abbiamo visto questa è una vettura totalmente silenziosa, però credo che sia una cosa molto interessante. Grazie, ingegnere. Grazie a voi.